Brava, sentite bene? Allora siete più di 2000, 3000 e per la polizia 800. Allora io ho fatto tanti anni di Zelig e ho sempre parlato molto male della mia moglie, questo mammifero del genere aggressivo. My wife, in inglese, my wife, e mi rivolgo ai giovani, my wife. Voi ridete, sono stato in Sicilia a Noto, questo piccolo paesino, ho detto my wife, non ha riso nessuno, perché erano tutti abbonati, una media di 85-90 anni. Nessuno. Guardo in quinta, c'era l'impresario col mio assegno e faceva così. Allora ho fatto una battuta più facile, il 78,6% della persona che ami è acqua. Quindi quando ci litighi praticamente stai litigando con due taniche da 25. Poi qualcuno di voi ride, ma l'impresario... Ho fatto degli studi sull'uomo e sulla donna. L'uomo è molto meno evoluto della donna. Quando c'ha solo tre cose gli funzionano. Tre. Gli parte la macchina la mattina. Squadra campionato, messa benino e tromba, il mondo gli si chiude lì, si basta. Invece la donna moderna ha le amiche, legge i libri, mia moglie legge dei libri così, 800 pagine. Sui comodini degli uomini ci sono dei libricini, tipo La vita di Sandro Mazzola, 84 foto, in fondo un rigo solo, sì sono Sandro Mazzola. Vediamo l'appuntamento uomo-donna. Se l'uomo ha un appuntamento con una donna, prima si lava, perché investiamo nell'acqua calda. Noi uomini non ci piace lavarci. Quindi tirati con cura, compri un bel mazzo di fiori, fai la doccia nudo con i fiori così, così l'annaffi, stili jeans e metti le Hogan, un mostro. Anche lei si rade con cura, si spera da altre parti, e cambia un sacco di vestiti. La vai a prendere con la macchina. Hai prenotato un ristorante molto chic, molto figo, molto in. La vai a prendere e parcheggi vicino al ristorante. La cosa incredibile, a lei sta bene il parcheggio che hai trovato. Non ti capiterà mai più nella tua vita. Fai alcune foto, ricordo. Entri, fai il disinvolto. Luci basse, moquette basse, cavalieri bassi che parlano basso. E questo signore con la giacca bianca fa sì, messie, messie. Poi capotto, messie, tutti ricchi. Fai finta di essere uno di loro, ti mando un'email martedì, quello fa, che cazzo è lui, mai stato così. E così. L'uomo si siede, la donna che si siede al ristorante, non si siede su tutta la sedia, ma la donna al ristorante si siede qui, nel punto più scomodo della sedia, detto punto Gruber. E la postura è questa. Un atteggiamento fra l'assorto e appena pestato una merda. Tu ti siedi qua e lei si siede qua. Arriva il maître. Questa è la battuta, il maître. Annoto? Sono stato due ore così. Con l'impresario. E accende la candela in mezzo al tavolo. Questo? La candela. Lei prende coraggio, con un sorriso screpola il rossetto, attenzione, comincia a parlare, questa è la candela, continua a parlare. Non smette di parlare. La fiamma va su solo quando prende fiato, non quando parli te. Risultato, un fascio di aria calda data alla candela per due ore. Dopo due ore è una maschera anni 60, molto trato, molto arancione, e ti girano i coglioni. I temi sono fiori di Bach, segni zodiacali e aneddoti di amiche che non conosce. Il risultato, il tavolino comincia a fare dindri 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 dindri. Sono i tuoi coglioni sotto che si rompono. E quando arrivi qui sei innamorato di lei. E l'uomo innamorato lo sappiamo tutti che è un coglione. Non dice più io, ma dice sempre noi, io e lei. Noi andiamo al cinema, noi andiamo a mangiare fuori, noi, anche se lei è di qua, fa sempre noi. E il giovedì lascia sette amici a giocare a calcetto e lo aspettano in sette, pezzo di merda. Che lui è innamorato. Inizia la convivenza. La fase A dell'amore è bellissima, perché la donna è giovane, bella, levigata, calze, pizzi, rete, sete, una libellula che svolazza da una stanza all'altra. E tu cretino correttino che cerchi di prendere. Questa è la fase A. Torna nella stessa casa dopo tre anni. Non svolazza più un cazzo.
c'è proprio un cartello, qui non svolazza più cazzo. E dal buio del corridoio vedi avanzare uno Yeti, un palombaro, cammina male perché c'ha delle ciabatte di gomma piuma così, due leoni, tuta intera, un pigiama intero, 180 bottoni, 180 bottoni vuol dire introbabile, con gli orsacchiotti disegnati che ti guardano così. La donna che torna dal lavoro, una sera torna più tardi così. Ah, passata una giornata difficile, se tu mi potessi un po' aiutare in casa. Non lo fare, è una trappola. Qualsiasi cosa fai, la fai male e te lo rinfaccerà tutta la vita. Una volta lavati i piatti, lei va in cucina a controllare, torna dalla cucina con un piatto appiccicato qui per dritto e mi fa così. Cosa fa il telefono? Lo senti che non fa? E lo sai perché non fa? Perché è unto. L'hai lavato male. Andiamo a vedere come hai fatto il letto. Anche la postura cambia. Arranca nel corridoio. La calza a rete è diventata gamba letto. Tu la segui e pensi, io mi devo trombare quella cosa lì finché morte non ci separi. Ma io mi ammazzo prima della morte. Gira intorno al letto così. Guarda le lenzuola a destra quanto è lasciato a terra. Guarda dall'altra parte. E questo delta? Che cosa vuol dire delta? Ora ti faccio vedere come si mette il copriletto per l'ultima volta. Prende il copriletto con una tecnica mandata madre in figlia, lancia il copriletto così. Un tiro azzecca il tiro. E poi rovina tutto perché in mezzo al letto ci mette la bambola. Che a noi ci fa schifo, è un ricordo di mamma, appunto. La sera la mette in terra, io verso le 5 del mattino vado a fare la pipì, me la trovo lungo la strada che mi porta al bagno e la sfioro con un piede. Sia l'andata, sia il ritorno. La mia moglie si sveglia e vede la bambola e la faccia così, tipo Mickey Rourke. Cioè la bambola deve essere l'umidità della casa. Ci si agita nello stesso letto per un po' di anni e se Dio vuole la natura anche nasce una creatura. Io ho un Bernardo di 27 anni, no, 17 anni che è una meraviglia. Da 0 a 12 era San Francesco, buono, bambino, sempre in braccio. Poi io gli ho regalato il telefonino, un iPhone 6, io. E io gliel'ho insegnato. Ed è diventato un mostro. Ora non mi chiama più babbo, mi chiama dammi 20 euro. Si ride mia madre, sta ridendo. E la mamma, moglie, a chi dà la colpa di tutto ciò? A te! Ti fa, ah, non sai fare il babbo, non hai polso, fai il fratello, fai l'amico, ma non sai fare il babbo, e vaffanculo. Si cerca di ovviare, si va a fare un viaggio. 9 giorni, sono stato a Hell on a Main, c'è un villaggio bellissimo, non c'è andato. E ora vi spiego perché. Entro in agenzia di viaggio, e dalla scrivania si alza un omone, 1,80, 100 denti, 100 penne, buongiorno, mi distrugge la mano, e poi mi fa, guardami, hell on a main, 9 giorni, tutto compreso, hell on a main, io sì. Poi mi fa contare fino a 21 dietro una tenda, mi rimette lì, buongiorno, desidera, calma, vediamo se ce l'ho. Sì, ce l'ho, l'interesse, vado a casa stordito ma felice. Vado alla mia moglie e gli faccio, andiamo a Hell on a Main, sei contenta? E lei, farà freddo? Giugno, Egitto. È facile, sono 2 G, giugno, Egitto. Magari la sera è umido, lo porto col fino. Mancano 3 mesi al viaggio, non dici ora? Di lana o di lino? Mancano 3 mesi al viaggio. Di lana? Di lino? C'è anche misto lino lana o lino misto lino? Impiccati, ti aiuterò.
Quando è che l'uomo si prepara la borsa quando va in vacanza? L'ultimo giorno no, l'ultima ora no, il tempo che viene sull'ascensore, se lo ricorda, dà una pedata all'armadio, casca un trolley qualsiasi, lo squarcia con un coltello, un jeans, una mutanda, una ciabatta e pronto. Mia moglie no, apre la finestra, un vicolo lontano, fa a capolino un trolley comprato dai cinesi sui 12 metri. Si muoveva, sembrava il carnevale di Viareggio. Sotto aveva 40 persone che lo spingevano, tra scerpe e parenti. Lo alzano in camera, era alto quanto l'armadio. Ho detto a mia moglie, mettiamo le ruote all'armadio e portiamoci l'armadio. Arriva il giorno del viaggio, trolleino e trolleone. All'aeroporto e ci fa il check-in. Ora vi faccio il check-in. Signorina Alitalia che ci fa il check-in. Signor Migone, corridoio finestrino. Corridoio finestrino. Signoria, sotto le mani non ce l'ha il computer. Ce l'hanno portato via perché c'è la crisi. E che cazzo sta facendo? Lavoro all'Alitalia 25 anni, ormai se parlo devo muovere le dita. Le dà fastidio? Le dà fastidio? Ma un po' all'inizio, ora no. Mentre le valigie sul tappino là ci fa, le vogliamo salutare per sempre? In che senso? E nel senso che girate l'angolo, col cazzo che le vedrai laggiù. Io scrivo col cazzo? No, no, me lo ricordo. Vado sull'aereo, ero il primo, entro dentro l'aereo, le cappelline aperte, piene di trolli. Ma se sono il primo, costruisco gli aerei nuovi già con le cappelliere per dentro. Il mio piccolo trolley lo metto sotto il sedile. Come lo metto? Arriva subito la hostess. Non si può? Più di sicurezza, non si può? Perché? Più di sicurezza, non si può. E dove lo metto il trolley? Ci sono? Le cappelliere? Sì, ma se te guardi, lo vedi che sono piene le cappelliere. Arriva l'altra così. Questo nel bagno si è fatta di crack. No, si era tirata troppo la coda. Sembrava Claudio Baglioni all'ultimo concerto. L'altro anno con Gianni Morandi ha fatto questo concerto bellissimo, si chiamavano Capitani Coraggiosi, Capitani Loro. No, non ve la spiego. Allora la mia moglie che entra dentro l'aereo, allegra come noi, come si siede e comincia a rompere i coglioni. Non mi senti soffocare? Mi metti l'aria? Senti com'è fresca e fredda, spegni. Non respiro, metti l'aria? Poi va di dove, spegni. L'accendi, la spegni, l'accendi, la spegni. L'accendi spegnendola? Tutto il viaggio così sembrava una maggioretta. Dopo due ore faccio così, mi accorgo che il tatuaggio lo avevo qui, me l'ha scivolato. C'è Guevara? C'era Guevara, era qua. Rumore dell'aereo. Veniva dentro la tenda, vado a vedere. C'era un ciccione tutto vestito di nero con scritto Alitalia, rumorista. Faccio, ma che cazzo fai? Non c'è lavoro, Mi risiedo, tiro fuori il brochure dal sedile davanti, plastificato, c'è disegnato una ragazza che sorride e c'è scritto cosa devi fare se viene giù l'aereo. La domanda è che cazzo sorride. Secondo loro, agli ultimi 5 minuti della tua vita, stai andando impiccata verso la morte, devi, sorridendo, levarti le scarpe, una fianca all'altra, i calzini pieghi e li metti dentro le scarpe. Qui c'è il salvagente, il fischietto te lo metti nel culo e ti metti. No, signori, io gli ultimi 5 minuti della mia vita, io mi trombo la hostess. Andrà all'inferno in aereo. Rumore del... A un certo punto si sente dagli altoparlanti. È il capitano che ci parla. Ma ti ho fatto 5 viaggi. Devastato dalla noia, ci può parlare lo stesso nel sesto viaggio. E io me lo immagino così.
Io già avevo la nostra mania. Ci scusiamo la giornata. Il nostro fan 725 forse 9. Con la collaborazione vai mai Skype, vai mai ciù faccio un cazzo. Vediamo alcuni dati tecnici. Chi lo controlla? Nessuno! Può dire quello che gli pare. Temperatura esterna, meno 40 Celsius. Farà night, farà giorno, la vediamo. Siamo in altitudine, non sa cosa dire. Siamo in altitudine, guarda il piede, 42.000 piedi. C'è talmente annoiato che questo ora si impicca. No! Traduci 20 minuti in italiano in 20 minutes. Di una lingua che non è più inglese da anni. Io me lo immagino così. L'altro italiano? Boeing 72, maybe 9. Yeah, ma Kevin Crew. Io fossi un cantante inglese, Kevin Crew. Poi parlo sempre più piano, ma che asking for attention for attention. Ma te che non ti confessi? Poi impazzisci, 1-4-4-5-5-4. Quante volte vuoi 4-4-5-4-4? 1-4-4. Arrivano le hostess. Anche loro devastate dai viaggi. Sono gentili, ma si accaniscono sulle cappelliere. Gli si dice pa! Gli si accaniscono pa! Pa, 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 pa! Ne ho vista una a Londra sul marciapiede, faceva così. Ti offro qualcosa da bere e da mangiare. Te sei laggiù in fondo, quelle dell'Alitalia parlano piano per metterti in difficoltà. Cioè, quello fa. Così fanno. Non sei più una minchia. Cosa c'è da bere? Cosa c'è da bere? Guardi gli altri, tutti così. Quello più vicino si toccarsi il tuo pennarello. Cerchi di capire dal movimento delle labbra labiali, lei se ne accorge ma così. Da mangiare biscotti, salatini, biscotti, salatini, biscotti, salatini, biscotti, salatini, biscotti e salatini. Biscotti? Salatini. Il bagno piccolo così, apri un pomellino grigio, trucco, 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 trucco. Sei dentro una custodia degli occhiali, non puoi chinare nemmeno la testa. Come faccio a fare la pipì? Allora vai a memoria, un palmo dall'ombelico, 4 dita dalla coscia, 5, 2 coordinate, lo trovi, fa la pipì tipo Ray Charles, Giorgia, Giorgia, alla quarta goccia di pipì, tornato al posto, turbolenza, il lavandino è piccolo così, so, sapone, prete un chilo di gel, prete 2 chili di gel, e ora, meno male c'è il pedale, water, acqua, meno male un cazzo. Per 20 minuti non succede niente. Secondo me va giù la ruota dell'aereo. Poi comincia a fare un filino d'acqua nemmeno la cucina di Barbie, c'ho 2 kg di gel. E come faccio? Poi ti viene l'idea. Lo sciacquone, schiacci il pulsante dello sciacquone, viene bianco, schiacci. Lo sciacquone zitto, aspetta che il tuo battito cardiaco torni regolare. E proprio quando non ci pensi, cioè i due mesci bianchi di paura, ti ha aspirato i peli del petto, la foca e la patente, tutte le otturazioni che hai in bocca e anche l'anima. Esci dal bagno e una suora fa lui e l'anticristo. Ci vediamo dopo!